Prima di tutto mi lasci dire che questa scelta di non differenziare sulla base del territorio è stata fatta fin dall'inizio e a mio avviso è stata sbagliata sin dall'inizio, perché il territorio non è tutto uguale, ci sono da sempre ci sono state delle enormi differenze, perché anche il lockdown imposto a regioni come la Sardegna, per esempio, dove i casi veramente erano pochissimi, era singolare. Quindi è stata una linea che si è tenuta sin dall'inizio e che si sta continuando a portare avanti. Non credo che sia una linea giusta, perché, appunto, ma non per penalizzare delle regioni, semplicemente perché sulla base del contagio bisogna fare due conti molto precisi sul rischio. Detto questo, no, fare il tampone in questo momento per potersi muovere non ha molto senso, perché il tampone dice solo in quel momento com'è la situazione della persona, ma se il giorno dopo si contagia già non ci dice più nulla. Mentre invece il tracciamento dei contatti, quello continua a dirlo, questo potrebbe essere uno strumento utile laddove si verificasse un focolaio. Allora